Eccoci qui con Stefano Delrico, siamo al Liceo Mamiani di Roma, è stato appena concluso un convegno sulla regionalizzazione. Chiediamo a Stefano Delrico quali siano i temi discussi e soprattutto cosa vuole fare il sindacato per dire no alla regionalizzazione della scuola. Beh, abbiamo parlato di regionalizzazione per dire quello che sta per succedere. Sta per succedere che venga votato un provvedimento che differenzierà gli stipendi da una regione all'altra, sia che si tratti addirittura di una ricomprensione, regionalizzazione di tutto il personale docente ATA a seconda della regione dove è impegnato, sia che si tratti invece di concorsi regionali per il nuovo personale docente ATA, sia che si tratti eventualmente invece anche contratti integrativi regionali. Cioè, l'obiettivo è quello di differenziare gli stipendi, di introdurre le gabbie salariali, e lo si vuole fare a partire dalla scuola, perché poi questo vada esorbiti anche negli altri settori, una cosa mai fatta prima, che poi passerà anche nella sanità, perché dice allora perché il medico veneto dovrebbe prendere lo stesso stipendio del medico calabrese, e tutto ciò perché c'è questa avidità, questa voglia di secessione dei ricchi che intendono trattenersi il 90% del gettito questo, fiscale. Questo progetto secondo voi avrà ripercussioni anche sulla mobilità degli insegnanti e del personale? Assolutamente sì, anche perché poi il piano di riferimento lo si vede leggendo tranquillamente, tutti possono capirlo leggendo il testo dell'intesa uscita dalla regione Veneto, quello che vuole Zaia. Ricordo che questa intesa è stata, la preintesa è stata sottoscritta addirittura con Gentiloni, e il Veneto vuole proprio la regionalizzazione piena, cioè non la scuola come oggetto concorrente, ma la vuole gestire in via esclusiva. E quindi quando per esempio Pittoni, cercando di indorare la pillola, come è successo proprio in un'intervista con la tecnica della scuola un paio di giorni fa, dice ma no, ci sarà la possibilità, forse non fa... No, Pittoni ci deve dire, visto che fa parte della Lega e visto che la Lega spinge per l'approvazione più veloce possibile, a cominciare dal testo licenziato dalla Regione Veneto, ci deve dire che il testo della Regione Veneto comprende la regionalizzazione totale, assoluta del personale docente ATA, Enrico, cominciando dal Veneto. Un'ultima cosa, avete proclamato lo sciopero per il 27 di febbraio, cosa vi aspettate e cosa chiedete al personale della scuola? Intanto questo sciopero ha già fatto sì che uscissero fuori grandi mal di pancia e differenziazioni dentro il Movimento 5 Stelle, che anche la Lega comincia a temere un'insurrezione della scuola. La Lega e i 5 Stelle hanno voltato le spalle alla scuola, ma rischiano di fare la stessa fine che ha fatto Renzi. Il 27 di febbraio noi diamo la possibilità ai docenti e agli ATA di tutto il paese di esprimersi chiaramente con lo sciopero contro la regionalizzazione, perché la regionalizzazione incombe, possono votarla anche entro il mese o nei primi di marzo, perché si tratta solo di approvare una intesa che non può essere modificata una volta licenziata dal Consiglio dei Ministri, quindi una cosa che a cominciare dal Veneto, che poi si porta presto tutto il resto. E a proposito, viene velocemente, a proposito di resto, ricordo che c'è anche la Regione Emilia-Romagna, quindi c'è il gioco del PD che fa il pesce in barile, perché anche il PD vuole la regionalizzazione, e non a caso appunto l'Emilia-Romagna è fra le prime, anzi addirittura il governatore Emilia-Romagna dice noi faremo da apripista. Bene, grazie Stefano Delrico.